Bellissimo bagnetto fatto, ragazzi, bellissimo. Vi stavo dicendo prima che ho comprato, ve lo stavo dicendo in acqua, ma non si vedeva più niente. Ho comprato lo schermino della GoPro. Questi schermini che si mettono, vedete, si mettono qui, però non è l'originale. Questo l'avevo preso tempo fa, non è l'originale, infatti è una cagata mostruosa e tra l'altro si appanna, eccetera. Però ne ho comprato anche un originale che adesso provo a mettere e metto da parte questo. Saranno uscite pessimamente le riprese in acqua, immagino. Vedete, questo invece dovrebbe... Vedete, questo è originale GoPro, c'è il marchettino sotto. GoPro. Lo provo, provo a mettercelo. 6.03. Un po' di lavoro dopo il bel bagnetto. Sembra anche che si stia un po' aprendo il cielo, sembra che prometta bene per domani. Se fa una bella giornata, siamo a 3 passi dalla spiaggia e riprendiamo un po' di sole. Adesso è ora di un ripasso, un po' di esercizi. Manca poco all'esame, oggi ce l'hanno detto, 10 giorni. Un po' di invalsi. Ah, ok. Sono 6:30 e Rita e Davide continuano a studiare. Ho lavorato un po', ma c'è uscito il sole ed è ancora più bello. Che vero spettacolo questo posto. Adesso mi alleno. Faccio un bel allenamento qua giù. Mi prendo l'acqua. Così non perdo neanche un giorno. Alle spalle il cielo si è proprio pulito e c'è limpido e c'è un bellissimo sole. Dietro ci sono ancora le nuvole di stamattina. Vedete? Quando non ci sono alberi per potermi attaccare, mi attacco all'ivecone, al gancio traino. Oggi ci hanno salutato e riconosciuto in tantissime persone, forse adesso il quarto, il quinto di oggi, che vende i formaggi con un fiorino. Appena mi ha visto, grandi feste, e mi ha regalato una salsiccia intera e una metà di un'altra, una di cinghiale. E gli ho comprato chiaramente anche un quarto di una forma di pecorino buonissimo. Dopo ve lo faccio vedere, non ve lo posso far assaggiare, se foste qui con grande piacere, ragazzi. Comunque l'allenamento continua. Devo fare l'ultimo di polpacci e spalle e poi petto e schiena e addominali. Il ragazzo è lì in fondo che sta ancora vendendo formaggi. Buonissimi, aveva il cofano pieno di forme di pecorino. Che spettacolo, che spettacolo. Anche la palestrina di oggi non ne ha fatto male, ragazzi, e che ne dite? Guardate che sole. Stupendo. Ultimo esercizio. Un pulley e dei piegamenti sulle braccia. Poi addominali. Un bello stanco, eh? Però baciato dal sole, stupendo. C'ho anche l'assistente, che adesso deve allenarsi anche lui. Yes. Appena finisco facciamo qualche esercizio, che ne dici? Con piacere. Va bene. Allenamento terminato, si è allenato anche Dado, sta facendo i primi allenamenti ieri, oggi, anzi avantieri, oggi, e piano piano migliorerà anche lui, imparerà gli esercizi e piano piano aumenterà anche i carichi anche lui.
Adesso stiamo andando a vedere, siccome vi ho detto che il ragazzo del formaggio, che mi ha venduto il formaggio e regalato due salsicce, mi ha detto che più avanti è molto più bello, che si parcheggia proprio sopra le calette, sopra la spiaggia. E quindi andiamo a vedere. E domani mattina, se è davvero così bello, ci spostiamo subito. Beh, aveva ragione, qua è tanta roba più avanti. E si passa qui. E questo è un pezzettino un po' brutto, ma l'Ivecone non avrà nessun problema. Se no si passa da lì su. Ah, ecco. Forse si passa da lì, non da qui. Sì, qui è brutto. Più che altro ce la fa 100 volte, che balla molto No, ma molto. infatti non si passa da qui, si passa da su, l'altra strada. Che colori, eh? Guardate che colori questa sabbia. È di quarzo. E con la luce del sole brilla. Guardate che colore nella GoPro, ragazzi. C'è, che figata. Il quarzo qui è grandissimo. E poi ci sono degli spiazzi qua avanti per parcheggiare, straordinari. Guardate con la luce del sole il colore di questa sabbia. Sembra qualcosa che non esiste sulla Terra. Sembra qualcosa di marziano, guardate che colori. Mai visto, eh? Che spettacolo la Sardegna, che spettacolo. Questa era davvero da filmare. Ciao ragazzi, ciao, vi saluto anche con la GoPro perché è giusto. Ciao, godetevi la Sardegna. Anche questi ragazzi ci conoscevano e ci siamo fatti una chiacchierata. È bellissimo questo parcheggio, è bello anche qua, però boh, sembra che ci siano ancora più zanzare, più moschine. Rientriamo al camper velocissimamente perché ci sono nuvole di moscerini. E morsicano, pungono, non lo so cosa fanno, ma hanno molto fastidio. Che luci, eh? Che luci. Si siedono tutti, portano le sedie e si siedono tutti a godersi questo tramonto. Sicuramente lo spray perché non ti lasciano in pace. Siamo rientrati, Rita è pronta, sta per metterci il pesce spado, il tonno. Uno di tonno e uno di pesce Ah, spada. benissimo. E poi domani ci spostiamo, ragazzi, perché abbiamo visto un posto davvero top, davvero straordinario. Bellissima passeggiata con Dado e adesso ci facciamo una bellissima cena con Rita. Le verdure sono già pronte. Vino bianco, Vino bianco, fresco. calici oggi. Ah, addirittura. Oggi si Oggi festeggia. si festeggia. Grande Rita. Cosa dite, amici? Parcheggereste di là in fondo dove siamo andati con Dado o rimarreste qua? Mi sa che domani mattina noi ci spostiamo e andiamo da quella parte perché è troppo bello. Oggi di nuovo i calici, Rita ha messo vino bianco e calici. Mi mancavano. È dato nel suo posto. Sì, Eh il mio sì, questo posticino. è mio. Buon appetito, cucciolone. Questa è la salsiccia che ci ha regalato.
e ci ha regalato anche un'altra metà, che è diventata metà della metà perché ce la siamo mangiata. Grazie mille. E questo è il pecorino invece che gli ho comprato. Lo apri, Rita, e ce lo fai vedere. Vediamo. Per far vedere che non raccontiamo bugie. Anche a Davide piace. Guardate, ragazzi. Anche bello. Aveva un sacco di forme. Questo è un quarto, figurati. Tante forme dentro il fiorino. Che spettacolo. E beh, adesso lo assaggiamo. Buongiorno a tutti, amici. Bellissimo risveglio nella spiaggia di Sucrastu Bianco. Sucrastu Bianco. Siamo alle colazioni, ci sono già 23 gradi fuori e ne abbiamo già 26, 27 dentro il camper. Il caldo inizia a farsi sentire in Sardegna. Siamo al 10 di giugno, se non sbaglio. Spremuta uova pronte. Abbiamo tutto aperto perché si sta benissimo. Oggi decidiamo se spostarci un po' più avanti nella spiaggia che vi ho fatto vedere ieri sera con la passeggiata di Dado, o stare qua, non è che alla fine cambi molto. È tornata la stagione che piace a noi, sono tornate le nostre colazioni con finestra aperta, che bello. Ah, tanta gente mette sempre i tavolini fuori, ma primo è rischioso e secondo stiamo così bene noi qui in finestra e non devo portare tutto giù, molto più semplice. Il primo piano. Buongiorno Dado, mi ero dimenticato di Sì. salutarti. E questo è il nostro panorama di oggi. Vediamo se ci spostiamo, ce l'avremo ancora migliore. Siamo già a passeggio con Dado, colazione finita, super buona come sempre. Stiamo andando a buttare i sacchi della spazzatura, uno io e uno Dado. Dobbiamo riuscire a trovare un cassonetto. Anche oggi il tempo sembra piuttosto incerto. Un giorno bello e tre brutti. Anche ieri ha piovuto. Però c'è da dire che da questa parte sul mare è anche buono. Quindi se magari adesso il sole scavalla quelle nuvole, diciamo, sorpassa quelle nuvole, magari si fa anche una bella giornata. Diciamo che vedete, adesso dovrebbe uscire proprio da lì su. Basta, il fronte temporalesco è quello. Arriva il temporale, perché le nuvole stanno venendo verso il mare, porca miseria, pensavo il contrario. E infatti ce le abbiamo sopra il camper. Adesso diluvia. Chissà. Queste sono belle nere e grandi, eh. Vabbè. Pazienza. Siamo arrivati, operazione spazzatura compiuta. L'abbiamo lasciata dove la lasciano tutti, nei bidoni del bar. Dopo aver buttato la spazzatura siamo rientrati, la giornata è ancora nuvolosa, quindi io ne ho approfittato, mi sono messo a lavorare un pochettino al computer. Nel frattempo anche Rita ha finito di fare colazione. Sta riordinando, buongiorno. Buongiorno Rita, stai riordinando, poi anche tu devi Scuola. a scuola con Dado. Sì. E poi se esce il sole ci prendiamo anche 2 orette di sole. E se non esce ti devi allenare. Io mi sono Se allenato non ieri esce ci sera. alleniamo, sì, mi alleno. 10 giorni all'esame, la scuola la 10 giorni priorità. spaccati, sì, 11, il 21, oggi è 10. Vabbè, l'11, Ah, 1, beh, 2, certo. 21, ripassino generale. Di tutte le materie. Oggi cosa fate? Oggi facciamo italiano, facciamo grammatica, facciamo analisi logica, analisi grammaticale, una ripassatina ai verbi. Buon lavoro a voi. Grazie anche a te. Mezzogiorno e 21, oggi giornata di solo ed esclusivo lavoro. Ho finito adesso di lavorare al computer e passo l'aspirapolvere. Rita e Dado hanno
hanno deciso di fare una passeggiata. Quando rientra Rita mangeremo e poi ci godremo il mare di pomeriggio. Oggi di mattina si è lavorato. Giornata bellissima, eh? C'è tanta gente anche in spiaggia, tanti ombrelloni, non è che mi piaccia molto, però ci sarà spazio anche per noi. Adesso passo un aspirapolvere così camper tutto in ordine, Rita ha fatto i letti, si è fatti i piatti e sistema tutto. E quando rientra siamo messi bene. Rita è rientrata, anche Dado, come si stava al mare? Bene, Sta molto bene? bene. Un bel calduccio. Sì, caldo, bello. E di pomeriggio mi rifaccio anch'io, magari ci spostiamo davvero, andiamo più avanti, eh? Sì. È più bello. È molto più bello, E sì. poi sì, però adesso è quasi ora di pranzo, spostarci adesso vuol dire arrivare lì all'1:30 e non va bene. Beh, la mia gioia di oggi è questo pranzo. Raccontaci cosa stai facendo. Allora, facciamo la pasta alla carlofortina, noi la chiamiamo con tonno fresco, pomodorini e pesto. E poi facciamo il tonno ad insalata con le cipolle e i pomodori. Vediamo. Ottimo, però questo mi ispira di più, eh. Questo che c'era di più. No, no, ma anche l'altro lo conosco, buonissimo, con le cipolle, con i pomodori, ottimo. Si è abbronzata anche oggi, eh? Poco poco, Beh. mezz'oretta di sole, niente di più. Che mezz'ora è? Sì, Va dalle 11:30, mezzogiorno bene. E mezza. è forse un'oretta, sì. Stavamo risalendo, sì. Però meglio di niente. Va bene, poi richiamaci per gli Ma se aspetti aggiornamenti. un attimino ci mettiamo il pomodoro. Ah, ok. Tanto il tonno è rosolato. Prendiamo i pomodorini. Non li facciamo cuocere troppo, è giusto una scaldata. Poi ci mettiamo il pesto e poi spegniamo e ci facciamo saltare la pasta. Scemo. Va bene. Poi mi dicono che non parlo, mi prendi in giro, certo che non parlo, ditemelo. Le nostre orecchiette sono pronte. Buone, bell'aspetto. Sì, sono buone. Io ho già assaggiato. Buone? Buone. Questo è per Dado? Qual è per Dado? Per il capo. Orecchiette, tonno fresco, pomodorini di fronte al mare. Da bere, bottiglione di vino bianco ghiacciato. Adesso bel pranzetto e poi mi godo anche io un po' di mare. Non sappiamo se stare qui o andare nell'altra più avanti. Rita, pasta buonissima. Buono, Complimenti. buono. Adesso ci spostiamo e proviamo a parcheggiare più avanti perché non c'è nessuno, perché parcheggiamo di fronte al mare e quindi lo preferiamo. Qua c'è tanta gente, tanti ombrelloni. Proviamo a vedere se ci piace di più. Ci stiamo spostando, ma devo gonfiare gli ammortizzatori, non c'è niente da fare. Adesso lo faccio. Non c'è niente da fare, abbiamo tre serbatoi. E gli ammortizzatori vanno gonfiati, li ho gonfiati almeno un pochettino. Così in questa strada sterrata, sino al nuovo parcheggio, stiamo più tranquilli. Rita va a guardare dove possiamo parcheggiare. Pensavamo ci fosse meno gente, c'è tanta gente anche qui. Guardate quante macchine e quanti camper. Siamo trovati questo parcheggio che non è affatto male, abbastanza in disparte, di là è pieno di camper. Continuando quella strada, qua dietro è pieno di camper, ma qua non c'è nessuno. Vediamo anche in spiaggia, ma sembra che ci sia un ombrellone lì sulla destra e basta. E infatti qua siamo soli.
ci mettiamo qui. Spettacolare, bellissimo. Beh, questa è la nostra, nostro angolo di paradiso. Ci mettiamo qui, stiamo da Dio. Harry? 5:02 e rientriamo in camper perché il cielo è pessimo e c'è anche un po' di vento, e allora abbiamo dovuto aprire il nostro paravento che non avevo buttato alla fine, lo stavo per buttare un giorno, se ricordate bene. Ed è servito, molto figo. Qui ti devi allenare per forza, guarda. Là. Bello qua dietro. Beh, ritiriamo asciugamani, ritiriamo tutto. Una bella valle questa, eh. E sono arrivati tre fuoristrada organizzatissimi. Adesso si monteranno le tende, chissà, o dormono in macchina. Tempo è brutto. Comunque siamo rientrati in camper, è l'ora della tisanetta. Harry? Eh sì. Santa tisanetta. Santa tisana. L'avete visto il costume di Davide? Che bello oggi. Glielo facciamo vedere? Il tuo nuovo costumino. Ti sta di incanto. Vai più in là. È troppo bellino. Wow. Che bellino. Girati. Girati. Ti sta bene, dai. Questo te l'ha regalato? Zia Anna e zio Sandro. Ah, grazie, certo. Zia Anna e zio Sandro, per il compleanno. Sì. Insieme ad un altro costume e ad un telomare. Perché ti hanno preso per un viaggiatore serio, vero? Di quelli che sta sempre al mare, al sole, eh? Ma in realtà non sono mai uscito di casa. Non ho mai varcato la porta d'uscita. La soglia. La sciogliola. Attento, sì. Che la tisana è bollente. Io e mamma andiamo ad allenarci. Bravo, Dado. Mi fa molto piacere. Però vesto perché c'è un po' di freschito. Mi fa molto molto piacere. E nel pantalone no. E pantalone qui. Fallo allenare duramente, Rita, eh. Dado, forza e onore. Il cuore da quest'altra parte. Scusate. Non fa niente. Sbagliato lato. Buon allenamento, a dopo. Io se rimane, sì, sembra che rimanga questo bel sole, vi faccio vedere la spiaggia che vi ho fatto vedere l'altro giorno passeggiando con Dado, che poi l'altro giorno era ieri sera, ve la faccio vedere dall'alto, perché questa parte di costa non ve l'ho ancora fatta vedere, è bellissima. Vi ho fatto vedere la prima spiaggia abbastanza lontano, che è Isaruttas. Questo è tutto un altro tratto di litorale, lo vediamo. Come il sole si abbassa ancora un po', però, perché diventa brillante la spiaggia. Seguiamo. Tutti i signori di Oristano. Oristano, San Gavino, Uras, che ci conoscono, e un saluto a tutti. Grazie per essere passati a salutarci. Ciao. E grazie mille. Ciao. Dado ha finito l'allenamento, lui si è allenato anche ieri, quindi oggi ha terminato un po' prima. Invece Rita si sta ancora allenando qua fuori. Non fa troppo piacere perché c'è un bel po' di vento, è molto umido. Stavo facendo una chiacchierata con tutti questi amici che ci seguono ed ero già bagnato. Siamo molto vicini al mare, quindi l'umidità è tanta. Adesso mi metto mezz'oretta a fare un lavoro, poi si organizzerà la cena. Organizziamo una bella cena. Oggi c'è la finale di Champions League. C'è un bellissimo film in TV. Decidiamo adesso cosa guardare. Io guarderei la partita, ma magari Rita e Dado vogliono vedere. C'è Braveheart, visto 3 volte, 4, però è sempre bello con Mel Gibson. Siamo pronti, ragazzi, per vedere questa spiaggia col tramonto? Dronata a quest'ora perché ieri mi ha incantato. Thank you.
Dronata fatta, ragazzi, adesso sono all'asciugatura dei capelli di Dado. Asciugo i capelli a Dado che si è fatto la doccia. Eccolo qua, Rita si sta lavando, le polpette sono in padella. In TV abbiamo la finale di Champions League. Va tutto alla grande. 4 minuti e 17, Manchester City 0, Inter 0. Rita si è fatta la doccia, anche lei. E adesso ceniamo, ci mangiamo. Una burrata, le polpettine. Oggi ci sono tante altre verdure che... È ora, eh? È tardi, sì. Anzi. In genere noi mangiamo un po' prima, sono le 21.05. Io, ragazzi, metto i bicchieri e ci sediamo. Bella cenetta con una super partita. Buongiorno a tutti amici, domenica 11 giugno, risveglio di fronte al mare, stupendo. Sono uscito, ho fatto 3 passi in numero, perché poi devo rientrare a fare le colazioni, ma è bellissimo. Guardate di mattina che meraviglia, questi signori che hanno dormito qua con le macchine e la maggiolina, si fanno il bagno a quest'ora. Piacerebbe anche a me senza impegno. Ma c'ho un cucciolo da allevare e allora mi metto a preparare le colazioni. Cucciolone da allevare. Ho già un po' riordinato, come sempre di mattina metto in carica tutto quello che c'è da mettere in carica, batterie, radiocomandi, telefoni, telefono mio. E vado a fare le spremute e ci vediamo dopo. Subito dopo la colazione, già a passeggio, sono le 8 e 10 del mattino, ragazzi. È un paradiso terrestre anche questo. E c'è anche... Buongiorno! E c'è... Buongiorno! E c'è anche Dado. Andiamo a farci 2 passi così prendiamo un po' d'aria. Guardate che sole oggi. E c'è un pascolo gigantesco di pecore, ecco perché l'erba qua è sempre corta. Perché se la mangiano. Camperone al sole, Rita ancora a letto, si alzerà adesso e farà colazione.